con prima anteprima mercoledì 14 febbraio a Firenze, presso la sede della Camera di Commercio, prenderà il via la settimana delle anteprime dei vini in Toscana, in cui i principali consorzi del vino Made in Tuscany presenteranno le nuove annate. Una giornata in cui si farà anche il punto sulle sfide che il settore vitivinicolo toscano deve affrontare sul mercato interno e internazionale. Il mercato sta cambiando molto anche la tenuta della raccolta del vino. Gli eventi climatici hanno rallentato la produzione del vino, è andato in rallentamento anche l'export, però devo anche dire che la Toscana è la terza regione in Italia di una incollatura dopo il Piemonte, quindi il primo è il Veneto, il Piemonte e poi la Toscana per quanto riguarda l'export. Un confronto che non potrà prescindere dalle tensioni che il settore agricolo sta attraversando con le proteste degli agricoltori nei confronti dell'Europa e della politica agricola comunitaria. E sicuramente serve una politica europea che sia più attenta alla produzione, alla qualità della produzione, piuttosto che spingere verso politiche che cercano invece di annullare la produzione e l'agricoltura a favore di un ambientalismo che in realtà non rispetta nemmeno l'ambiente, perché io sono profondamente convinta che sia l'agricoltura che aiuta l'ambiente, non che lo danneggia. Abbiamo avuto risorse nella PAC diminuite rispetto alla precedente programmazione, anche questo è un fatto da parte dell'Europa, e quindi certamente gli agricoltori oggi esprimono un disagio di cui tenere conto. Io credo che con l'Europa la prima cosa che si deve chiarire è cosa vogliamo fare di questo settore, perché siamo continuamente sotto attacco da una parte sotto l'aspetto salutistico, dall'altro sotto l'aspetto della sostenibilità, ma in un modo ideologico. La protesta dei trattori oggi è una protesta non strutturata, ma che va condivisa, perché non si può passare da 0 a 100 in un secondo e soprattutto non si può gestire, si possono avere idee, si possono avere idealismi, ma non si può essere vittime dell'ideologia. Noi siamo in mano a della gente che sogna ma non sa di cosa parla.